Dove mi trovo? Che posto è questo? Ma... cosa mi è successo? Perché sono in mezzo a una foresta? Con l'acqua alle mie spalle? E una nave affondata dietro di me? Dove mi hanno portato? Come sono finito fin qua? Cos'è questa torre che vedo in lontananza? Dove cazzo sono? Poi mi fa malissimo la schiena. Sembra che sia successo qualcosa di molto grave. Come diavolo sono finito qui? Ma devo assolutamente andare a vedere dove sono. Cos'è questa torre? Tra l'altro mi fa anche dolore ai piedi camminare qua. Ci sono anche delle spine. Cazzo. Ah. Però mi fa male tutto. Mi fa male tutto il corpo. Come diavolo sono finito fin qua? Ma soprattutto, che posto è questo? Non riesco neanche a correre. Non riesco neanche a correre perché... mi fa male tutto. Cerchiamo qualcuno. Cerchiamo qualcuno in questa foresta, non lo so. Questa è una pista per gli aerei. Mi sembra anche familiare per certi versi. Qua ci sono delle luci blu. Mi stanno anche accecando. Ma... mi sembra anche familiare il posto. Ma non capisco. Non capisco davvero come io sia arrivato fin qua. Dov'ero? Com'è successo? Ma soprattutto, perché? Questo è un hangar degli aerei di linea. Mi sembra quasi di stare in Sardegna. Forse siamo in Sardegna. Cosa c'è qui sulla destra? C'è un'altra torre, tutto recintato. Delle sedie, ma quella è una ragazza, questa è una persona. Chiediamogli come è possibile che io sia qua. Chiediamogli che cosa è successo. Ehi. Ciao. Salve signore. Che posto è questo? E come che posto è? Buongiorno, siamo in Italia. Siamo nel 2023. Ma siamo in Sardegna. Sì. Questa è un'isola. Sì. Questo è un aeroporto. Siamo in Sardegna. Ma, all'aeroporto. Ma lei sa cosa mi è successo? Come sono finito qua? Cosa è successo? Ma lei ha visto qualcosa? No, a me sembra sinceramente un signore che ha fatto un bagno un po' troppo lungo, tutto... mi fa male tutto il corpo. Ma... non riesco quasi a correre, ho dolori ovunque. Sono arrivato che ero in acqua. Come se fossi naufragato. Ma lei è sicura che non ha sentito nulla, non ha visto nulla? Ma io in realtà sono atterrata oggi e stavo per cercare qualcosina, magari non so, un motel, un appartamentino, un bar, perché veramente sono rimasta senza nulla, senza soldi. Sono appena arrivata e quindi non so, non saprei, ma ha bisogno di qualcosa, la vedo spaesatissimo. Ho un telefono, sono se le serve. Veramente comunque. Tanto spaesato. Io non ho nulla. Non mi è rimasto nulla, ho perso tutto. Come si chiama, signore, innanzitutto? Antonio Sosa. Antonio. E lei? Io sono Tracy, molto piacere. Piacere mio. Piacere. Tracy, ma... Come sono finito fin qua? Cosa mi è successo? Non sto capendo. Aspetti che mi siedo. Sì, sì, si sieda. Si metta qui, ecco, qui sotto. Ma questo è un bar, questo è un hotel. No, guardi, questo qui diciamo è un punto di ritrovo dell'aeroporto dove di solito la gente aspetta appunto gli atterraggi. E lei invece è arrivata oggi. Però adesso non c'è nessun altro. Perché è molto tardi. Che ora è? Che ore sono? Che penso sia piena notte. Saranno le 23 di sera, sono appena arrivata io in questo momento. Comunque, se ha bisogno di chiamare qualcuno, qualche suo familiare... Al momento mi devo riprendere, devo fare memoria, non mi ricordo. Ah, vuole un po' d'acqua? Prenda. Prenda un po' d'acqua. La vedo spesatissimo, ma ha fame perché... Ah, ci voleva un po' d'acqua. Ho fame, ho bisogno di distendermi, ho bisogno di capire. Guardi, cedo il mio panino che avevo portato per il viaggio. Si metta comunque seduto. Sì, cioè... adesso mangio un po' di pane. Qui è anche molto fresco, Ma io devo assolutamente male. Capire come sono finito qua. Ma domanda, ma che ci fa lei qui da sola a quest'ora?
Guardi, è una storia un pochettino lunga. Io piuttosto mi stavo preoccupando per lei, perché la vedo spesatissimo, la vedo qui tutto solo, e soprattutto non sembra neanche che sta bene, perché è pallidissimo, signore. No, mi non sto affatto bene. Dico. Ma lei sa dove posso riposare, dove posso dormire? Ma vogliamo andare a vedere se c'è qualcosa? Perché anch'io stavo cercando un motel. Anche... Hotel, motel... una camera, una... qualcosa. Una appena arrivata. Una brandina, un letto, insomma... Guardi, per poter, per poter passare. Ma lei perché è qui? Se posso, ma. Guardi. Che è un po' insolito a quest'ora. Questioni lei sembra anche d'amore. Molto tranquilla. Questioni d'amore, in che senso? Sì, sto cercando mio figlio. Ma lei da dove arriva lei? Molto. Io sono americana. Però nata in Italia, parla benissimo l'italiano. Io diciamo. Oppure che i genitori. In particolare. Sono stata tanto tempo in Italia, sono americana. Però ho vissuto tantissimo tempo lì, avevo casa, tutto lì, adesso devo vedere se vendere tutto e rimanere qua per cercarlo, oppure... Suo figlio mi ha detto. Una storia un po' particolare. Mio figlio, avrò modo poi di raccontarle, se vuole andare a cercare un posto dove passare la notte oppure qualcosa da mangiare, io non ho nulla da fare, come vede. Assolutamente, assolutamente. Almeno ho trovato qualcuno, ma io devo assolutamente capire come sono finito qua. Cerchiamo un posto, cerchiamo qualcosa per dormire. Cerchiamo qualcosa, sì, assolutamente. Io non nemmeno un paio di ciabatte. Devo anche trovare un paio di scarpe qua. E intanto finché sulla sabbia non è un problema. Stavo vedendo qui c'è un bungalow. Dove? Però è abitato, ovviamente è tutto acceso. Ci sarà gente che ci abita, magari dell'aeroporto. È un posto anche molto sporco da quello che vedo. Non so, proviamo a bussare, proviamo a... vedere se ci apre qualcuno. Sperando che non siano... chiedere qui... Comunque, sinceramente io sono davvero tanto stanco. Non ce la faccio più, cioè non ce la faccio a camminare. Non so se possa essere una buona idea. Perché? È un posto un po' un di po' cacca. Di merda. Mm. Sì, guarda qui. Però qua c'è una casetta, magari ci ospitano. Ma più che altro, guarda, proviamo a bussare, vedo tutto acceso, quindi probabilmente ancora magari non c'è qualcuno. Dormo. Sì, esatto. Vediamo un po'. Oddio, non fare casino. Qui vediamo che se ci aprono. Peggio di me. C'è qualcuno? Salve, buonasera. Scusate. Sto guardando la finestra. Ma... c'è qualcuno? Ci sono le tende chiuse, però. Che apri. Chi va là? Salve. Signore. Salve, guardi, salve. Ci da perdoni venite? L'orario. Guardi, io sono arrivato qua che mi sento male. Abbiamo avuto un piccolo problema. Non ma lei abita qui? Sì, questa è la mia dimora, disturbarla. Diciamo. Probabilmente stava già andando a dormire, non volevamo disturbarla. C'è il signore che non sta bene, che l'ho appena incontrato. Io sono qui per la villeggiatura. Dei vestiti, un letto, nulla di più. Solo per una notte. Però è venuta a bussare a casa mia. Sì, ma solo per sapere se c'è qualche posto dove dormire, non stiamo chiedendo un alloggio. Non saprei dove altro andare, non so se lei ha spazio, non so se lei si può fidare. Beh. A pensarci, alla fine sono qua solo. Oh, un materasso. Ma come si chiama lei? Ah, piacere, mi chiamo Ivan. Lei? Voi Antonio. Antonio Sosa. Salve, sono piacere. Tracy. Salve, piacere. Guarda, dai. Antonio, se il signor Ivan riesce a trovarci un piccolo spazietto, un piccolo letto, io, almeno per riprendermi un po' di forze. Certo, dai. Potrò guarda, trovare Antonio... qualcosa per voi, solo per questa volta, non per più. Ragazzo, tu stai qui tranquillo. Ok. Cosa gli deve dire? Eventualmente il signore non sta bene. Da quanto puoi vedere, credo che abbia avuto un incidente. Quindi mi raccomando. Un incidente? Sì. Sei sicura? Non vuoi stare qua? Lui vuole stare qua. Io adesso vedrò. Se c'è una stanza in affitto, gliela pago. Per passare qua la notte. Lui sicuramente non sta bene, quindi... cerchi di fare qualcosa, magari ci dia dei suggerimenti, perché non conosciamo il posto e tantomeno lui lo vedo troppo confuso. Qua non c'è tanta buona gente, io qua mi pagano solo per guardare l'aeroporto, non ho tanto, ho solo questa casetta. Ah, ma quindi lei è il guardiano? È tipo il guardiano dell'aeroporto. Sì, sono addetto qua aeroportuale. Va bene, io davvero non ce la faccio più, bisogno di distendermi, di passare la notte. Possiamo entrare, Ivan? Sì, dai, entriamo pure. Grazie. Grazie mille. Scusi l'intrusione. Benvenuti ragazzi in questo primo episodio della terza stagione di GTA 5RP. Mi avete chiesto tantissimo e finalmente siamo tornati con la vita di Antonio Sosa, che
dopo essere naufragato terribilmente in seguito ad un missile ricevuto contro la sua imbarcazione in un momento di quelli più tranquilli in assoluto, è arrivato nella costa della Sardegna. Fortunatamente vivo, con molti dolori, con alcune ferite, ma ha passato la prima notte. Soprattutto grazie a Tracy e grazie a questo signore Ivan che ci ha generosamente accolto nella sua baita, diciamo, nella sua abitazione per passare la notte, e ci ha dato dei vestiti che sono un po' usati, un po' degli stracci, però per iniziare vanno bene, ragazzi, perché abbiamo perso tutto, non abbiamo più nulla, tutto è stato distrutto nella nostra nave, che purtroppo è stata distrutta dal missile, affondata, e adesso bisogna capire cosa fare. Ora bisogna capire come rinascere, bisogna capire chi ha tirato quel missile, bisogna capire come siamo finiti qua, e in questo può essere utile Tracy, che è ancora da conoscere bene, però bisogna assolutamente muoverci da qua, ragazzi. Signor Ivan. Salve, buongiorno. Io ringrazio infinitamente per avermi accolto in questa dimora. Ne tanti. Devo capire come sono finito qua e devo capire cosa mi è successo. Un grande ringraziamento va anche a te, Tracy. Buongiorno. Noi non ci conosciamo, ci stiamo conoscendo adesso, però è stata veramente gentilissima nei confronti, ti ringrazio tanto. Ma ci mancherebbe, ho capito la situazione, sicuramente, tanto spero stia meglio oggi. Un po' meglio, sì. L'ho vista veramente, veramente tanto in difficoltà ieri sera. E mi è dispiaciuto non aiutare una persona in difficoltà, perché appunto non si nega mai l'aiuto al prossimo. Assolutamente. Comunque, ora però vorrei capire meglio, vorrei anche io spiegarti ciò che mi ricordo e vorrei attimino anche capire per tuo figlio, perché mi interessa anche aiutare te, ne sono riconoscente, quindi grazie. Mi sentirei in debito altrimenti. Ma signor Ivan, ci può dare qualche informazione magari? Quest'isola non è tanto grande, quindi se volete fare un giro... Ma noi ne abbiamo un mezzo. Sì, però ci siamo... Io sono venuta qui in aereo e non ho nulla qui, cioè io non conosco nessuno qui in Italia. Ma lei c'ha qualche mezzo, una sì, moto, un mezzo qua dietro, diciamo, è mio. È suo? Sì. Affitta magari. Ma ce lo potrebbe prestare o affittare? Esatto. Diciamo magari che in questi giorni non mi devo muovere, quindi me lo potrei dare. Grande, perfetto. Non si preoccupi che glielo riportiamo, va bene tutto, ma non siamo ladri. Di quanto si parla innanzitutto? No, non... Non dovete darmi nulla, sono un bravo uomo. Invece per la stanza, l'affitto della stanza di una notte, quanto le devo? Per me, pago per me e per il signore. No, dai, davvero, non devi. Ma ci mancherebbe, veramente. Te li faccio riavere una volta che capisco che sono andato in qua, te li faccio riavere. Non dovete. Guardi, almeno mi ha fatto piacere disturbo. Parlare con delle persone. No, quindi immagino che lei abbia una vita molto, molto solitaria, purtroppo. Solitaria. Guardi, purtroppo le do 300 sì. euro solamente per il disturbo e la ringrazio. Grazie, veramente grazie, grazie. Eventualmente poi per dormire possiamo sempre la continuare ad affittare la stanza? Ma sì, dai, per se ne avremo ancora bisogno, perché io vorrei andarmene da qua il prima possibile, da quest'isola perlomeno, a tornare a Roma. Vorresti tornare a Roma? È mezza la movida. Perché abbiamo bisogno più che, di più che movida, tornare a casa, tornare dove ho conoscenti, dove ho amicizie, dove ho i miei soldi, dove ho le mie auto. Quando non ho niente, non ho nemmeno più il mio telefono. Capisco. Quindi ci dobbiamo muovere. Ci mostra questo veicolo? Che veicolo è? Certo, è, diciamo, un bel veicolo. Da che dietro. Parte? Da che parte? Bene. Venite, seguite. Faccio strada, grazie. Ragazzi, ovviamente per questa terza stagione vi chiedo solamente un mi piace a questo video e un'iscrizione al canale, perché male. Si ricomincia cioè, con il botto. Abbiamo dormito bene. Abbiamo una vendetta silenzio. Da riuscire a fare. Abbiamo gli affari da continuare e tanto altro. Quindi sta bene. Diciamo che l'unico avviso. Rumore è quello dell'auto. È questa l'auto? È un Range Rover. Sì, è questa. Questa è molto bella, signor. Ma è sua? Ma è sua? Sì, l'ho presa in prestito, insomma. Ah, non è sua? Diciamo. Noi non diciamo nulla. Non me la posso permettere. No, basta no, che no, poi diciamo non fermano nulla. A noi. No, c'è no, questo rischio, però. Ma lei è sicuro che non è rubata, almeno? Vi posso garantire che qua state tranquilli se siete con me. Insomma, capisco. Dai, io direi che possiamo prenderla e farci un giro.
Ivan, ma ce la lasci? Sì, possiamo andare. Andare. Dobbiamo capire dove siamo, cercare qualcuno e capire come andarcene da qua. State attenti, non c'è solo gente buona qua. No. Lo so, immagino. Ho dei ricordi, però non mi è ben chiaro al momento. Allora la ringrazio. Grazie a voi. Le dobbiamo un favore. Le devo personalmente un favore. Va bene. Potete stare tranquilli, assolutamente. Signor Ivan, grazie ancora. Grazie e a presto. Sono sicuro ci rivedremo e mi sdebiterò con lei. Arrivederci. Arrivederci. Posso guidare? Ma hai almeno la patente? Sì. L'ho persa in barca, però l'ho fatta. Bene. Secondo me possiamo un attimino cercare di capire come tornare. Vogliamo tornare a Roma? Sì. Qual è la tua idea? C'è qualche aggancio per tornare a Roma? O un volo oppure un... Oppure... Traghetto.